Ciao Maurizio, che bello averti qua, grazie. Per me è un onore averti ritrovato a Milano presso la Fonderia Napoleonica, presso i nostri spazi di Co-Foundry. Grazie Erika dell'invito, è un vero piacere essere qui con te a dialogare, a scambiare punti di vista sul futuro delle città. Sì, meraviglioso. Anzi, a proposito di questo, parlerei proprio del titolo del nostro evento che abbiamo deciso di sviluppare insieme proprio questa sera. Città aumentate. Dai, raccontaci un po' tu il tuo punto di vista delle città aumentate. Allora, innanzitutto uno dei motivi per cui ho scritto questo libro è che non l'ho trovato già da leggere. Eh già. Avrei volentieri letto qualcosa su un punto di vista diverso sulle città, sul loro modo di evolversi, sulle prospettive e sulle sfide che impongono. Non avendolo trovato, l'ho scritto, come capita a chi si occupa di ricerca. Ed il titolo è nato dalla necessità di immaginare un lessico, una locuzione diversa dalla retorica delle smart city che ha cominciato un po' a prendere piede, anche un po' a invadere alcuni spazi. Cioè superare quella concezione per cui basta una protesi tecnologica in un corpo tradizionale della città per trasportarla nel futuro e renderla innovativa. Io credo che non basti. È importante, la dimensione tecnologica è una dimensione fondamentale, le città devono attraversare la transizione digitale, ma non basta. Devono recuperare quella componente emozionale, la componente creativa, la componente sociale, la componente produttiva che non sempre può essere smaterializzata attraverso il digitale. Allora ho pensato una locuzione che facesse intravedere, come nella realtà aumentata, che noi abbiamo bisogno di aggiungere punti di vista, aggiungere elementi, aggiungere componenti, senza perdere però il contatto con la città. La città aumentata non è una città virtuale che sostituisce quella reale, è ancora la città reale, vera, con le sue pietre, con i suoi spazi, con le sue persone, con le sue complessità. A cui vengono aggiunti degli strati di informazione, degli elementi, delle componenti, e in più questa amplificazione aumenta anche la qualità delle persone, il loro benessere, amplifica i loro talenti e quindi mette insieme città e comunità aumentate. Meraviglioso, quello che tu dici fa emozionare e mi fa emozionare perché è un po' il concetto anche di sviluppo per Co-Foundry. Il perché ho creato Co-Foundry è proprio per questo, no? Per creare sul territorio un valore in termini di sviluppo umano, di community, di networking e questo ci accomuna molto. Leggevo il tuo libro e chiaramente mi sono rivista al 100%. Ho fatto leggere il libro anche al mio team perché erano curiosissime di sapere cosa avessi scritto e qual era veramente, no, la risposta alla domanda che cosa vuol dire città aumentate, perché in effetti, come dici ben tu, a volte ci si sofferma solo all'aspetto tecnologico, ma poi in fondo, e neanche non tanto in fondo, perché nel tuo libro è ben esplicito quanto è importante il valore umano, no, in questo contesto. E in effetti tutto quello che tu hai scritto, quindi tutto l'aspetto teorico, si accomuna tantissimo con l'aspetto pratico di Co-Foundry. Qual è secondo te il focus che ci avvicina sempre di più, che avvicina la città aumentata ad un co-working? Innanzitutto mi piace molto che tu abbia detto che ti sei riconosciuta nelle città aumentate, perché il punto di partenza intanto è questo, le città aumentate esistono già, non sono un'invenzione da sperimentare, qualcosa che deve venire. Io ho scritto il libro perché nelle mie ricerche, nei miei viaggi, nelle mie attività di progettazione ho riconosciuto che ci fosse un cambiamento in atto, una sorta di linea evolutiva delle città. Magari non ancora completa, non del tutto definita, non sempre esplicita, che però cominciava ad emergere in alcune esperienze, in alcune città, in alcune sperimentazioni. E ho ritenuto che queste pratiche numerose, anche pratiche di successo, pratiche molto note, anche alcune che vengono da un'esperienza di una decina d'anni, avevano bisogno di una concettualizzazione per potersi in qualche modo scambiare fra di loro le esperienze, per potersi raccontare e per poter diventare un elemento, una guida per le altre città. Tra le diverse componenti, tra le diverse esperienze, ho spesso incrociato la dimensione produttiva, la dimensione del lavoro, che è una dimensione che deve tornare nelle città. E allora luoghi come questo, un co-working di nuova generazione, che non si accontenta soltanto di offrire uno spazio ai lavoratori, ma riformula il concetto di spazio del lavoro, permettendo non soltanto di avere dei luoghi tecnologicamente avanzati, adeguati, piacevoli da vivere, ma comincia a mettere insieme, comincia a costruire un'intelligenza collettiva. Perché
Perché questo è il vero senso del coworking. Non è soltanto offrire uno spazio a chi non ce l'ha o a chi non, magari non ha le stesse ampiezze e caratteristiche, ma quello di creare una sorta di rete neurale in cui le diverse persone che lavorano dentro un coworking, oltre che riuscire a realizzare al meglio le loro attività, cominciano a interagire con chi sta accanto, trovano luoghi di condivisione, trovano occasioni di condivisione come quelle di questa sera. E questo crea una qualità, un'innovazione del lavoro fondamentale. Allora il coworking diventa a tutti gli effetti un nuovo spazio della città. Uno spazio che non è soltanto uno spazio privato come siamo sempre abituati a pensarlo. È uno spazio pubblico, è una nuova piazza, è un nuovo modo di pensare la piazza, è un nuovo servizio. Perché è vero che sono luoghi, diciamo, che vivono della dimensione privata, ma anche vivono ogni tanto della dimensione pubblica, si aprono. Voi avete una grande e intensa attività culturale, sociale, di costruzione di occasioni. Allora noi dobbiamo cominciare a pensare che probabilmente di questi luoghi ibridi che mettono insieme il lavoro, le attività culturali, le attività creative e forse anche magari la residenza, forse l'evoluzione del coworking è cominciare anche a immaginare di offrire spazi di co-housing per quegli abitanti temporanei, intermittenti, ritornanti, per i nomadi che attraversano le nostre città. Allora tutto questo comincia ad amplificare, ad aumentare la città. Noi abbiamo bisogno di un poderoso salto evolutivo delle nostre città. Le nostre città, anche le più performanti, Milano tra queste, sono ancora in qualche modo figlie dell'ultima fase del modello novecentesco. Noi abbiamo bisogno di farle entrare in maniera consapevole dentro il XXI secolo. Sono pienamente d'accordo, infatti la nostra particolarità è aver creato un coworking all'interno di strutture storiche e in effetti questo è un po' quello che la contrapposizione, no, tra le due grandi realtà, storia e innovazione. Penso che in effetti tu come professore di architettura mi puoi confermare che l'impatto sicuramente di capire che un coworking è all'interno di una struttura storica a volte inizialmente può anche un po' destabilizzare, no? Poi invece il motivo per il quale io principalmente l'ho pensato è proprio perché volevo dare valore e identità alle aziende che sono all'interno di questo progetto. E in effetti, insomma, dà un aspetto migliore, no? Dà un aspetto migliore anche i quartieri, le zone dove sono sviluppate queste strutture rendono una vita molto più agevole e piacevole e creano community, che questo è un po' l'aspetto fondamentale di cui hai parlato nel tuo libro e comunque come dicevamo prima ci accomuna tanto. Un'altra domanda, tu vieni, la tua origine, la città di origine è Palermo. Palermo è una città che ho toccato con mano a luglio quando sono venuta a trovarti, mi hai accolto anche nella tua università, è stato un momento meraviglioso dove vedi questi studenti che viaggiano e vivono il loro mood, il loro mondo, che è molto sotto l'aspetto universitario, quindi di crescita in termini professionali interni. È chiaro che quello di cui abbiamo parlato quando ci siamo incontrati è proprio quello di sviluppare un hub che gli permettesse comunque di traslare quello che fosse la loro cultura nel pratico. Palermo è una città che viva, molto viva, mi ha dato il primo impatto è stato positivissimo, tutto, permettimi il termine, quel movimento anche in termini di macchine, di rumore, mi ha fatto capire di essere quasi in un luogo giusto dove magari affrontare sì una realtà come la nostra. Tu cosa ne pensi? Che consiglio daresti a co-founder per entrare in una realtà palermitana? Il consiglio è quello di fare quello che di cui avevi discusso poco fa, cioè di mettere insieme radici ed ali, cioè la necessità di non perdere, anzi di rafforzare le radici, quindi di essere radicati nella storia, di attingere alla storia, non soltanto appunto come fate voi qui nella fonderia napoleonica, che attingete alla potente carica evocativa della storia. E una città come Palermo ha una stratificazione, un palinsesto straordinario, però non bastano solo le radici, noi abbiamo bisogno anche delle ali, la capacità di guardare, di traguardare, di elevarci, talvolta di guardare le cose dall'alto e non soltanto essere radicati nella nostra memoria, nella nostra identità. Palermo in questo è un laboratorio importante. È vero, come hai detto, è una città molto dinamica, molto vibrante, che però deve risolvere alcuni problemi, deve
deve risolvere, deve completare il processo di evoluzione, di trasformazione. Deve entrare nella contemporaneità in maniera piena, senza perdere il valore della sua memoria. E io lo considero un grande laboratorio. E questo ci ha subito accomunato nella chiacchierata che abbiamo fatto. La possibilità che un luogo come Co-Foundry, un'esperienza, un'iniziativa come Co-Foundry possa stimolare ulteriormente, possa entrare dentro il laboratorio Palermo e diventare a sua volta un ulteriore laboratorio. Noi abbiamo bisogno di luoghi di sperimentazione, di campi di sperimentazione, perché abbiamo bisogno di quella contaminazione di idee, di settori. Palermo è una città che si è evoluta negli ultimi anni in maniera troppo rigida, troppo settoriale, producendo una insopportabile distinzione tra centro e periferie. Noi abbiamo bisogno invece che diventi più policentrica, fatta di molti centri, di talmente tanti centri forse a diventare senza centro. E noi abbiamo un centro di particolare rilevanza perché abbiamo un centro storico straordinario, però non basta. Non può essere un iperluogo che attrae e che poi si congestiona. Abbiamo bisogno di guardare all'intera città, forse addirittura all'intera città metropolitana. Pensarci come una città da 1.200.000 abitanti, non come soltanto un capoluogo da 650.000. E per fare questo noi dobbiamo portare in più luoghi della città non solo servizi, non solo luoghi per il tempo libero, ma luoghi del lavoro. Soprattutto luoghi che possono intercettare e incubare i nuovi lavori, come fate voi. Voi accogliete dei lavori che hanno già delle definizioni, ma io sono sicuro che nel momento in cui si insediano in Co-Foundry evolvono. Perché si contaminano, perché come avviene nella natura. La natura si evolve per contaminazioni, per accostamenti, anche per scontri certe volte con altre specie. Allora abbiamo bisogno di mettere insieme più specie di lavoro in diverse specie di spazi per poter generare quella evoluzione urbana che per me sono le città aumentate. Direi che sono pienamente d'accordo, è molto emozionante sentirti parlare di Palermo, la tua città che ami, ma si trasmette dalle tue parole in modo e arriva molto forte anche ai nostri cuori. L'amo veramente tanto. Se io scrivo che ho con Palermo un rapporto carnale, le ho dedicato, è uscito quest'anno un libro di 816 pagine che racconta gli ultimi 20 anni della città come non le aveva mai raccontati nessuno. Perché questi 20 anni sono stati spesso oggetto, sono stati per noi anni importanti, anni di trasformazione, spesso oggetto di racconti parziali, di cronache. Serviva un racconto unico, un racconto che mettesse insieme la dimensione urbanistica, quella sociale, quella economica. E questo racconto degli ultimi 20 anni di Palermo, io poi l'ho associato in questo libro alla prospettiva dei prossimi 20. Infatti è un libro che 20 più 20, 20 anni di racconto di cos'è diventata, come si è trasformata la città, e 20 anni di proposta, perché noi abbiamo bisogno di avere l'orizzonte lungo dei prossimi 20 anni della proposta e però un programma specifico, perché dobbiamo sapere cosa fare ogni giorno per i prossimi 20 anni per raggiungere quel risultato. Quello che io chiamo nel libro Città Aumentata è progettare con il pensiero delle cattedrali, avere una visione lunga, avere il progetto della cattedrale, se vuoi, della nuova città del futuro, e poi sapere che un'intera comunità, con tutte le sue componenti, ogni giorno metterà una pietra, affrescherà una volta, scolpirà un capitello, costruirà quella cattedrale, forse anche la cambierà mentre la costruisce. Tu ci dai l'esempio di un palermitano che accoglie le novità a braccia aperte, no? E la mia domanda è proprio questa, è quasi un po' anche un consiglio. I palermitani, la novità, come reagiscono? Quale potrebbe essere la loro reazione per una novità come un co-working così prorompente, così forte comunque come impatto sul territorio? Ma Palermo è sempre stata una città accogliente, una città dell'ospitalità, è una città naturalmente cosmopolita, sempre accolto tutto quello che l'ha attraversata, non soltanto accogliendola, ma anche arricchendola, trasformandola e trasformandosi. È una città che si adatta al cambiamento, ma che anche adatta il cambiamento. Quindi sono sicuro che una novità di questo genere, un'ipotesi progettuale di questo genere, possa avere una fertile interazione con la città, non soltanto un'accoglienza benevola e piacevole, come può essere un'accoglienza per il fatto che siamo meridionali e quindi siamo ospitali. No, io credo che possa costruirsi un co-interesse e quindi io immagino che la Co-Foundry realizzata a Palermo sarà diverso da tutti gli altri,
perché si alimenterà dell'identità di Palermo e diventerà qualcos'altro, forse diventerà il prototipo per altri ancora e così via. Fantastico, allora penso che sarà la prossima meta perché siamo troppo convinti entrambi. No, benissimo. E poi ecco, forse condividi anche con me il motivo per il quale mi piacerebbe diffondere co-foundry nei vari territori a livello nazionale in questo momento e poi chissà cosa succederà, è perché amo il fatto che le persone possano vivere i propri la propria città, i propri territori, no? E non continuare a spostarsi, perché chiaramente ci sono molti palermitani che si spostano, molti siciliani che si spostano verso il nord per il lavoro. Ecco, invece se proviamo a costruire un qualcosa per far sì che loro sviluppino il proprio lavoro all'interno delle proprie città, li manteniamo nelle città. E questo è un elemento importante per far rivivere e far sì che tutte le città a livello nazionale, certo, diventino, certo, comunque delle città di business. Sì, immaginando però che questi siano luoghi mondo, cioè luoghi che sono connessi alle reti globali, perché alcuni lavori, indipendentemente da dove si svolgono, hanno bisogno della connessione con il resto del mondo, hanno bisogno di stare sulle grandi reti di comunicazione, sulle grandi reti di relazioni che alcune attività necessitano. Allora immaginare un luogo che sia spazialmente a Palermo, ma culturalmente, probabilmente anche economicamente, connesso con il mondo, credo che sia un elemento molto importante, un elemento utile. Approfittando anche di questo movimento che si chiama South Working, che sta consentendo a città come Palermo, ma anche altre città del sud, di tornare ad essere attrattive per lavoratori, soprattutto lavoratori, diciamo, in settori evoluti, che erano andati via, poi la pandemia li ha costretti a ritornare, e hanno capito che possono continuare ad essere lavoratori del mondo in un luogo spettacolare come Palermo. Sì. Perfetto, dopo queste tue meravigliose parole io direi che possiamo concludere la nostra intervista. Ti ringrazio tantissimo per avermi dedicato il tuo tempo, le tue parole meravigliose. Speriamo che insieme affronteremo questo progetto e sarà, io immagino che con te al mio fianco potrei essere un progetto vincente, solo che un progetto vincente. Quindi grazie ancora e ti auguro una permanenza, anche se breve, a Milano, però piacevole. Ci vediamo più presto. Grazie. Grazie, sono convinto che questo sia un progetto e quindi una visione, una capacità di attuarla e soprattutto una grande intensità nel credere nella forza di questo progetto, perché è un progetto comune, ma è anche un progetto che può diventare una sfida per la città, una sfida per alcuni luoghi particolari, una sfida anche a mettersi in discussione, provare a capire in che modo può una città come Palermo contribuire a far evolvere il vostro progetto, la vostra visione di co-working. E io credo molto che questa possa essere un ulteriore tassello, probabilmente magari sarà oggetto del prossimo libro delle città aumentate. Grazie ancora Maurizio.